Iscariota, ascolta. Io sono la pianta d'ulivo. Ho un ramo, una foglia che non ti copre. Ascolta, discepolo del tuo Signore. Questa sera è una notte senza stelle. Questa notte la luna è morta e giace ai miei piedi. Profeta, ascolta. Non stringere la tua corda sui miei polsi. Stringi invece le tue parole sulla mia lama ed incidile sulla mia corteccia. Non tenere per te un nuovo segreto. Ne possiedo troppi, Dio Iscariota. Ne possiedo troppi, come nodi simili al tuo cappio che recidono i miei frutti facendoli maturare anzi stagione. Che dire, figlio della terra? Che dire, figlio di nessuno? Le mie radici assorbono il tuo dolore e la tua urina. Vivrai un poco con la linfa e poi cadrai assieme alle mie foglie, verdi e lucide come lance rivolte al sole. Poi sarai di nuovo ad arare un'altra terra. Ora chiudo gli occhi perché sono stanco di parlare al vento, che sa, che smuove il mio dolore. Ora tengo stretto per un istante la tua vita e la rendo a mani aperte alla terra, che proverà a proteggerla dall'infamia. Addio. Bellini, insomma, Lombardo, questa sera cena lombarda, con menù lombardo, ma con una sorpresa in più. Vi abbiamo appena fatto vedere le immagini, siamo in compagnia di Roberto Cacin, presidente di Quelli del 63. Come nasce questa idea? Che cosa abbiamo visto? Avete visto qualcosa che si abbina alla gastronomia che Villa Bellini si appresta in questa, diciamo, cordata di cucina italiana a presentare. E sono idee che comunque sono scaturite proprio dall'immaginario e da poter far rivivere, in questo caso come maschera lombarda Arlecchino, un divertimento per gli ospiti, niente di più. Poi per noi è sempre un provare per poter poi accedere magari a cose un po' più con dimensioni diverse da questa. Io ne approfitto, so che tanto non mi direi nulla, quindi è quasi inutile questa domanda, però state lavorando, come quelli del 63, a un progetto importante per il prossimo autunno, è vero? È vero. Villa Bellini presenterà con un tema culturale un percorso storico, diciamo, forte. E basta, non diciamo nient'altro, perché c'è l'assoluto riservo su questa cosa, è una sorpresa per chiunque. Non riservato, però prossimamente poi avrei la possibilità di farne parte, quindi diamo tempo al tempo. Ma in queste cene di Villa Bellini, poi per ogni, solo stasera per la cena lombardo o anche nelle prossimi appuntamenti inventate qualcosa? Lo lasciamo un po' libertina. Stasera ho sentito le poesie dall'ultimo libro di Enzo Calandra. Mario è un lettore esperto e quindi dà un senso vero a questo, diciamo, a questa cornice mimata. Ecco. Per la cena sarda possiamo aspettarci dei balli sardi, di quelli del 63. Magari. Siamo in compagnia con la voce che avete sentito di sottofondo, insomma, chi ha letto è sempre una voce molto affascinante, di Mario Bistoletti, che conosciamo dal punto di vista politico, insomma, della città. Per poco, sì. Vabbè, quelli sono altre cose che in questo momento, diciamo, di intrattenimento non andiamo a toccare. Però tu sei un artista e un attore di teatro da parecchio tempo. No, sì, faccio qualcosa da tanto tempo, ma attore è una parola troppo grossa. Ci troviamo bene in compagnia, poi Roberto ci sorprende sempre con queste iniziative, quindi la cosa è particolarmente interessante. Lavoriamo con un gruppo di amici a Somma e facciamo delle performance in ditta da Enzo che risultano interessanti, insomma. Poi vabbè, io lavoro in un'altra compagnia di Solbiate, facciamo dei musical, però insomma è un hobby, una passione. Infatti, perché tu sai, noi siamo solbiatesi, adottati da Somma, sì. Però la tua compagnia per noi solbiatesi è importante, la conosciamo molto bene, quindi è anche una nota d'orgoglio. Esnovo gira spesso, insomma, sì, è tanti anni anche lei, io la seguo da 10, insomma, però gira parecchio e fa delle cose divertenti. La caratteristica lì particolare è che lavorano insieme a noi molti figli nostri e quindi insomma è un po'
questa tradizione, e ormai ci stanno superando, insomma, ormai ci sostituiscono alla grande e sono più bravi di noi. Quindi. Un po' ci saranno anche i vostri nipoti, insomma. Sì, 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 ma credo che siamo già arrivati alla terza generazione, sì, quindi sì. Mario, io ti strappo in chiusura una promessa: noi stiamo preparando un promone. Di insomma la storia di Somma TV, insomma da quando siamo nati ci avviciniamo ai 3 anni, siccome in qualche modo quasi casualmente nel 2009 ne parlavamo proprio a cena al a pranzo al Castigo col sindaco, non so se ti ricordi di questa idea di mettere insieme i video, no? Che proprio tu lanciasti in quell'occasione. Ci presti la tua voce quando avremo pronto il promo per raccontare la storia? Me la regalo del tutto, sì sì. Quando volete sono assolutamente disponibile, anzi mi farebbe molto piacere, sì sì. E chiaramente parlando di queste cene in Villa Bellini non potevamo non intervistare il signor Lanzarotti della Lanzarotti & Catering, un'azienda storica. Come nasce questa collaborazione con Villa Bellini? Ma la collaborazione con Villa Bellini nasce con grazie a Sonia, veramente, che ha avuto questa opportunità di aprire questa magnifica villa, parlando anche di cibo, di fare delle serate un po' a tema, cioè richiamando tutte quelle che potranno essere le regioni italiane. E andiamo a fare queste serate in una cornice stupenda, quello che è Villa Bellini, per cercare di unire i sapori con la bellezza della villa. Nasce una collaborazione che abbiamo sempre avuto con Sonia, per i matrimoni, per quelli che facciamo in questa location, matrimonio, battesimo, feste di compleanno. Non abbiamo ancora fatto feste di divorzio, ma cerchiamo di fare anche quelle, speriamo che riescano in fretta. E su questa collaborazione, parlando, è nato questa, facciamo delle serate a tema, anche in questo periodo qua, che purtroppo i matrimoni non ci sono, di poter portare anche dei buoni sapori e dei buoni gustai che possono veramente seguirci. Ecco. E come avviene la creazione del menù, la ricerca dei prodotti di ogni regione? La ricerca viene su ogni regione, perché poi lo sappiamo che adesso la Lombardia, o stasera per esempio la Lombardia, abbiamo anche tante persone che vorrebbero mangiare dei piatti anche un po' particolari, e quindi andiamo con la Sarda, andiamo con la Trentina, andiamo eventualmente con altri piatti un po' diversi, ecco, se visto che non possiamo in questo momento, magari Monti non ce lo può permettere di andare in campagna, in villeggiatura, mangiamoci perlomeno un piatto un po' particolare, ecco. Perfetto, Sonia, due parole giusto a nome di Villa Bellini riguardo queste cene. È un modo insolito di uscire a cena, ecco, per nulla togliere i ristoranti di Somma, perché anzi... Bravissimi, buoni collaboratori anche, perché comunque ci fanno pubblicità pure, quindi per noi è importante, però è un modo insolito di uscire a cena, quindi avere delle cene a tema in una location come Villa Bellini. Ho nominato i ristoranti apposta perché tra poco ci sarà una sorpresa, quindi sì. Due cuochi che non si sfidano, esatto, si sfidano. Esatto, sarà, lo anticipo proprio così in anteprima, sarà una... due chef importanti che si metteranno insieme per una sera e creeranno un menù appositamente per quella sera. La sera sarà poi accompagnata da un soprano e un baritono e sarà una cena molto elegante, molto importante, ecco. E senza nulla togliere però a queste serate, che invece sono quelle a cui io sono molto affezionata, cioè